Oh, ti magiche! Let's go! Non ci posso credere, svegliatemi! Svegliatemi! A Francoforte in Germania battiamo 2-0 quei bidoni tedeschi! Zitti! Mamma mia! C'è da dire troppe cose in questo post partita, è stata una partita magnifica! Magnifica! Nei primi 10 minuti ci siamo messi un po' paura, ragazzi, perché nello stadio del Francoforte mettersi pure il minimo perché, ragazzi, c'è una tifoseria incredibile. Ma per il resto che abbiamo dominato noi, abbiamo dominato lungo e in largo, ragazzi, abbiamo fatto un partitone. Vinciamo 2-0. Non so da che partire. Partire dal fatto che abbiamo avuto tutti quanti questi tedeschi di merda che da quando siamo arrivati hanno messo cartelloni, non so se l'avete letto, ma hanno messo cartelloni razziali sul Napoli, terroni di merda, poli napolizia, tipo queste cose qua che. Vabbè, comunque ragazzi, comunque insulti. Ho visto certi video che durante la partita c'erano gli spalti con i tedeschi che ci urlavano affanculo, affanculo. Si sono anche imparati l'italiano per mandarci affanculo. E intanto li abbiamo mutati zitti. Hanno fatto 3 tiri in porta. 3 tiri in porta e noi abbiamo sbagliato un rigore e ce l'hanno annullato anche uno. Oggi ragazzi noi meritavamo anche di vincere 4-0 perché abbiamo fatto un partitone. Partiamo dal fatto che la difesa oggi, ragazzi, impeccabile. Kim ha ammonito, ma ha fatto un partitone. Un partitone, non è passato niente. Di Lorenzo oggi segna che capitano abbiamo, ragazzi. E chi dice che Di Lorenzo non è il miglior terzino in Serie A è un golfista e se ne deve andare, ragazzi. Perché Di Lorenzo è il migliore in Serie A, è uno dei migliori in Europa. E non potete negare, secondo se non anche il migliore nel suo ruolo a destra in Europa. E non dico cazzate perché lo dimostrano le statistiche e anche il campo. Voi tedeschi parlate, parlate, ma noi abbiamo fatto i fatti sul campo e si è vista la differenza. Si è vista la differenza. A casa, adesso c'è il ritorno, siamo avanti 2-0. Non c'è neanche Colomoni che è stato espulso. Ma andiamo per grado. Oggi, ragazzi, Matheus Oliveira, partitone. Oliveira, partitone. Centrocampo magnifico. Lobotka ovunque. Andrò, boh. Robo, anche qua lo botta, anche qua. Anguissa, Anguissa sei un mostro! Sei un mostro! Anguissa oggi migliore in campo. Migliore in campo, comunque uno dei migliori, anche se non ha segnato, lo stava anche per fare. Anguissa formidabile. Zielinski, ragazzi, si deve ancora svegliare, però ci sta. Ragazzi, oggi Lozano meraviglioso. Un po' storto come al solito, ma meraviglioso. Fa un assist che ci regala il vantaggio, ci regala che ci sblocca la partita. Osimhen, ragazzi, continua a segnare. Altro gol anche in Europa per questo fenomeno che oggi batte anche il mito. Kolomoani Osimhen vince Osimhen, ragazzi. Ovviamente si sapeva anche prima, ma oggi abbiamo sfatato anche sul campo. Kvara oggi mi è piaciuto. Alla fine mi è piaciuto. Nel primo tempo per niente perché. Per carità, sbagliato un rigore, io non l'avrei mai tirato se fosse stato in lui, ma più che altro, raga, perché in quello stadio con quei tifosi che fanno paura, io non l'avrei mai fatto. E ha avuto anche il coraggio di tirarlo, sinceramente, ma in questo caso ha avuto veramente un gran coraggio, perché ragazzi c'erano fischi, tifosi arrapati, raga, era incredibile. Comunque, grande rigore parato da parte di Trapp, però ci sta, ragazzi, dai, Kvaratskhelia ha sbagliato il primo rigore, e poi dopo abbiamo preso anche un palo, ci hanno annullato un gol di Osimhen. Però poi Kvara fa un assist perfetto di tacco, non look, per Di Lorenzo che arriva di prima, col piede debole, la mette nell'angolino di sinistra, Trapp non la prende, 2-0. E si chiude così la partita con poi l'espulsione di Kolomani sul fallo di Anguissa. Ragazzi, oggi è un partitone, mi avete fatto sognare. La prossima è contro l'Empoli, ma mi raccomando perché al Maradona, al ritorno, voglio mentalità. Possiamo anche perdere con un gol di scarto. Siamo passati, quindi ragazzi, mi raccomando. Dai, quest'anno ci dobbiamo credere.